La frizione, perché noi se vogliamo cambiare dalla prima alla terza, alla seconda, alla terza, alla quarta in macchina, ci vuole la frizione. E quindi passare da un ordine superiore, una marcia superiore a quella inferiore o viceversa, ci vuole una frizione. Questa frizione si chiama rispetto delle regole. E le regole non sono quelle umane, sono quelle universali. Ma questa qua, mi scusi, ma proprio c'è una dimostrazione. C'è una dimostrazione, direi, assolutamente certa, che le regole universali praticamente non esistono. Esistono. Non esiste una regola universale. Tanto per dire, no? Per dire. Era regola, era legge, fino dappertutto, dappertutto, fino all'inizio del secolo scorso, che i maschi contavano le donne. Era una regola, quella era una regola sostanzialmente universale. Adesso no, non era universale. Come no? Dicevi no. È umana, è scritta dalla Bibbia, ma non è universale. È scritta dai testi sacri, ma non è universale. Questa legge che l'uomo valeva di più della donna, perché semplicemente l'uomo è stato creato. Ha detto lei che esiste una legge universale. Se dice che non esiste una legge universale, allora diciamo una legge ecologica. Se esiste una legge universale, va bene, trovatemi una legge che vale sempre per tutti. Vi dico, trovatemi. È appunto una legge che chi è più forte comanda, è una legge che esattamente è l'opposto. Infatti che qui non è una legge. Ma attenzione, se noi seguiamo la signora vuol dire che la nostra Costituzione è sbagliata, vuol dire che dobbiamo precipitarci a sostituirla, perché una Costituzione come la nostra, che si basa sul principio della pari dignità delle persone e dove quindi il contrario di chi è più forte comanda, è da buttare via immediatamente. Ma attenzione, è da buttare via anche la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, subito, immediatamente, perché non è vera. Non è vera la Costituzione, non può essere vera la Costituzione, non può essere vera la Dichiarazione Universale. Non è una legge universale che chi è più forte comanda. No. Chi è più forte comanda nella misura in cui, per esempio, gli altri gli consentono di comandare. Esatto, è logico. Nella misura in cui, vede, secondo la sua concezione, era giusta la legge quando il codice civile diceva il marito è il capo della famiglia e quindi comanda. E la moglie, siccome il marito è il capo, deve obbedire. Chi è forte comanda, scritto nei codici. Oggi il codice civile dice il contrario, dice che le decisioni riguardo alla conduzione della famiglia sono prese di comune accordo tra marito e moglie. Semmai la differenza è che questo è estremamente più difficile rispetto a prima. Eh sì, perché lo schema classico, quello dei rapporti interpersonali, secondo cui il forte comanda e gli altri obbediscono, è uno schema di una semplicità incredibile. Fai quello che vuoi, se non ti voglio stare. Punto, via, basta. Quelle tre parole, esclusione. Imposizione, separazione, esclusione. Imposizione, separazione, esclusione. Fai quello che dico io, se no vuoi sperare, oppure se no ti metto in prigione, se no ti taglio la testa. Chi è forte comanda vuol dire questo. Chi è forte comanda vuol dire che è giusto che i rapporti tra le persone si basino sulla esclusione, posizione, sulla separazione e sull'esclusione. Esclusione che arriva fino all'esclusione fisica, no? Alla eliminazione. Io credo che noi abbiamo fatto, per fortuna, dei passi nel corso della storia. Uno di questi passi ve l'ho così fotografato prima, il suffragio universale. E abbiamo abolito la schiavitù, ce ne sono voluti gli anni, perché siamo degli animali molto molto lenti, a togliere i privilegi. Abbiamo abolito la tortura, i supplizi, le pene non sono più torture fisiche, psicologiche. Ma certo, ci stiamo lavorando. Attenzione però, attenzione, adesso nessuno può torturare qualcuno legittimamente. Certo, non è che stiamo parlando, dopodiché.
Dopodiché magari anche lei mette davanti un divieto di sosta delle volte. Non lo so, non mi risponde. Può succedere. Questo non vuol dire che però la legge dica che la macchina di libri di sosta non si mette. Ma pensi un po' alla differenza, tra, a proposito della schiavitù, per esempio, tra quando se scappava uno schiavo, il padre doveva andare a prenderlo e portarlo dal padrone. E adesso se qualcuno cerca di schiavizzare un'altra persona, i carabinieri hanno il compito di impedirlo e se quello insiste di portarlo in prigione. È esattamente l'opposto. Forse anche, però se vengono recate questi tipi di schiavitù, i carabinieri, quel che è, hanno il compito non di proteggere lo schiavizzante, ma di liberare lo schiavizzato. Poi, magari come mentalità, c'è un sacco di gente che va in giro per le strade di sera a cercarsi la ragazzina che è stata ridotta in condizioni analoghe alla schiavitù. Ma sotto quel profilo siamo d'accordissimo. Io vi dicevo che noi affrontiamo degli argomenti estremamente sensibili. Perché affrontiamo? Perché sono estremamente sensibili questi argomenti? Perché il nostro modo di pensare è rimasto fermo arcaico. Come se la Costituzione non fosse mai intervenuta. Chi è più forte ha diritto di comunicare. Ma guardate che non pensano tante persone. Non è perché anche ci fa comodo. Certo. Non è perché ci fa comodo anche pensarlo. Ma non lo so, forse a lei. No. No, io vorrei. Però se si entra in contrasto. Richiamare l'attenzione sul fatto che grazie a continuare ad applicare questo schema, questo modello, siamo in una società distrutta. In cui la gente si suicida perché non ha più il lavoro. Dico, cioè lo vediamo, quali sono i risultati di questo modello di convivenza, lo vediamo quali sono i risultati. Allora non è che possiamo dire, ah sì, ci fa comodo, cerchiamo il mito, il mito lo cerchiamo, ci identifichiamo con il mito. Eh sì, ma secondo me perché siamo rimasti un pochino ragazzini. Esatto, immaturi. Cioè perché non Bossi siamo è un mito, Com'è? Bossi è un mito. Per qualcuno. Non pensavo a Giasone. Ma ce ne sono tanti. E se dovessimo citarli come persone anche, nell'ambito delle iniziative politiche, loro ne salterebbero fuori anche che qualcuno dice no, quello lì non è un mito, perché probabilmente è il suo limite. E sì, ma chi è che ha bisogno? Invece di chiamarlo, prescindiamo da nome e cognome di chiunque perché magari qualcuno si offende. E quindi facciamo un discorso astratto. Invece di chiamare, di dire mito, se diciamo mamma. La stessa cosa. Se diciamo che ci sono tante persone che hanno bisogno della mamma, e poi siccome la mamma fisica dà fastidio, cioè no, allora devono andare a cercarsi un'altra mamma che decida per loro, che faccia per loro, che gli risolva i problemi. Il club, la squadra. Che li coccoli un pochino. Delegare un'altra cosa. No, ma la delega è comoda. Attenzione, perché la delega in senso proprio è qualcosa di diverso. Già bisogna distinguere tra la delega in bianco e la delega economico di rendiconto. E in una democrazia la delega dovrebbe essere economico di rendiconto, e invece magari se uno ha la mamma poi non chiede conto. Cioè sì, si scherza un pochino con la mamma, ma hai fatto la pasta sporca. O poverino, la prossima volta te la faccio giustare. Che ricordo che altri 5 anni, e poi anche se la fa la pasta, la fa scorta di 5 anni, ma dai, vieni qua, che ti vuole bene. Lo sta, ma è una che faccina che ha fatto. Beh, però noi stiamo parlando più in generale, stiamo parlando soltanto della prima parola, no? Che è quella in posizione. Allora, perché funzioni una democrazia, è necessario che le persone siano
educate ad essere responsabili, e perfetto, cioè a gestire la propria se stessa, esatto. Educate ad essere liberi. Per educare le persone ad essere liberi sicuramente non si può seguire il metodo del comando. Responsabilizzare. Che ragazzi che a scuola vanno così così, gli si dice, guarda, se ti fai promuovere ti regalano lo stipendio. La punizione e il premio sono la stessa cosa. E invece si può dire, guarda, se ti bocci ti mando a lavorare in Africa, diciamo, qui non succede. Le minacce maggiori sono, non ti faccio vedere la televisione. Sì. Un sistema con il quale trasformiamo le cose, perché quando la gente dice a parole, ah, la televisione è un disastro la televisione, inquina i nostri figli, la televisione, uguale. E poi quella stessa persona, se non studi non ti faccio vedere la televisione. Trasformando la televisione in qualche cosa che sarebbe negativa e in qualche cosa di negativo, perché il premio è positivo, no? Si trasforma la televisione, di cui si dice per queste cose, se non studi, non guardi la televisione questa sera, la televisione diventa un premio e diventa positività. È diverso il metodo. Non il premio, non la punizione, ma la comprensione. La comprensione degli scopi e delle finalità. Sì, la prego. Per me è importante, secondo me, sì, la consapevolezza. Certo. Che le persone siano consapevoli nel momento in cui stanno comandando, in cui stanno seguendo, seguono e obbediscono, ma ci sia la consapevolezza. No, questo è importante. Attenzione. Perché l'obbedienza, sì, e dipendenza sono un po' troppo concetti astratti. Secondo me può essere usata in positivo. E sono concetti che sono, allora, abbastanza. Possiamo dire, sì. Io sono delle volte, magari mi sbaglio, ma interpreto psicologicamente questi interventi come una necessità di riaffermare, e quindi una paura che venga tolto, un punto fermo che è quello secondo cui l'obbedienza è un valore indiscutibile. E io credo di no. Io credo, quando lei parla di consapevolezza, ma se uno è consapevole che la macchina non si mette in divieto di sosta, non la mette in divieto di sosta non perché obbedisce, ma perché decide lui di non mettere in divieto di sosta. E allora l'obbedienza non c'entra niente. Se una persona sa che a scuola ci va perché imparare serve nel suo percorso verso la libertà, se è consapevole di questo, poi fa i suoi conti col comodo, non comodo, col piacere di fare una cosa l'altra, eccetera. Però non studia perché deve essere promosso, studia per diventare libero, che è una cosa diversa. E allora non è una questione di obbedienza, è una questione giusto di sapere perché. Sapere il perché delle cose. Poi certo ci sono delle persone che invece diventare consapevoli fanno una grandissima fatica. Ma il nostro problema è cercare di fare diventare consapevoli o cercare di imporre. Perché una cosa certa è che se cerchiamo di imporre, consapevoli non diventerà mai. Prego.